Partiamo direttamente con il deputato Vincenzo Figuccia. Ovviamente partiamo, intanto l'abbiamo vista protagonista di alcune battaglie a proposito di questa situazione che comincia veramente a ritornare come purtroppo nel periodo del lockdown, cioè una crisi che sta attanagliando i siciliani in modo particolare. Una sua opinione in merito e, che cosa, e quali sono le prospettive da qui sicuramente a pochi giorni, perché insomma bisogna saperne di più. Sì, ma guardate, io partirei da questa nota di pochi minuti fa che dice che esattamente fra un mese, queste sono le previsioni fatte da uno studio importante statistico dell'unità di medicina interna dell'ospedale civico di Palermo, e quindi parliamo di dati assolutamente nostrani, con buona pace di quello che ci viene raccontato dai tanti parametri, fra un mese esatto avremo qualcosa come 3.300 quota in terapia intensiva, saranno nell'ordine di 470. Quindi gli ospedalizzati Covid sfiderà a quota 3.300. Questo è l'andamento che in questo momento si registra. Sì, sì. Io tra le altre cose le annuncio che nel corso di questo appuntamento ci collegheremo con il direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna del Civico, il professor Salvatore Corrao, che ci darà naturalmente alcune indicazioni, ma soprattutto sulla terapia, che credo sia importante per i tanti positivi purtroppo che in questo momento stanno venendo fuori. Prego. Bene, onorevole. L'approccio che tiene conto della dimensione scientifica, perché è quello di cui abbiamo assolutamente di bisogno. E nel frattempo lasciatemi ringraziare medici, infermieri, OSS, rispetto ai quali a mio avviso andrebbe garantito un numero di ore e un numero di unità assolutamente superiore a quelle che c'è in campo, perché nessuno purtroppo ne parla o in pochi lo fanno, ma è un mondo in piena sofferenza. Detto questo, andiamo all'andamento epidemiologico. A me i 21 parametri, così come sono stati rappresentati, non convincono, e credetemi, li ho studiati, perché non vengono contestualizzati. Sui posti letto in terapia intensiva, a fronte dei dati che io soltanto accennavo, che chiaramente... La telecamera, per favore. Sì, sì, la sto risolvendo. E che chiaramente la dimensione sanitaria ci verrà a supportare. Io penso che con i posti letto in terapia intensiva non si può giocare, e se i posti letto in terapia intensiva fino a questo momento non sono stati garantiti rispetto a questo andamento che viene prospettato, certamente qualcuno avrebbe dovuto fare qualcosa che non è stato fatto. Io ho visto soltanto una grande confusione rispetto ad esempio al sistema dei tamponi. Ve ne dico una: provate a fare un giro per la Casa del Sole oppure per la zona di vita ai tamponi nel territorio della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Code interminabili, la gente sa quando arriva, non sa quando va via, e tutto questo poi si scontra con le stesse folle che troviamo magari per strada, per in spiaggia o a comprare il panino con le panelle o con la frittola mentre i bar sono chiusi. Allora io capisco che da parte del governo nazionale certamente non c'è rispetto per la situazione siciliana, non c'è rispetto perché non si sta provando a coniugare la dimensione sanitaria, che è evidentemente un'emergenza, con un'altra emergenza, che è quella di natura economica. Noi rischiamo di ritrovarci prestissimo in una condizione di recessione economica rispetto alla quale non è stato fatto nulla, ma non è stato fatto nulla non soltanto in questi giorni, in queste settimane, non è stato fatto nulla nel periodo estivo, quando il mio amico sindaco di Messina si ostinava al rischio di essere attaccato dalla stampa nazionale, ma ormai ci siamo abituati a fare degli appelli ai cittadini. È stato lasciato da solo lui sullo stretto di Messina e io qui al porto di Palermo. Quel porto di Palermo, lasciatemi dire, dove abbiamo visto sbarcare la Sea-Watch 3, la Sea-Watch 4, con tamponi che non andavano fatti, con un sistema sanitario che, lasciatemi dire, ha fatto acqua da tutte le parti e che non ha tenuto conto della presenza di questi flussi.
flussi. C'erano delle navi che battevano bandiera tedesca, andavano via dalla Spagna, Malta li rifiutavano, l'unico porto sicuro nel mondo è diventato il porto... Onorevole Figuccia, mi permetta di riportare le incertezze e le insicurezze dei cittadini siciliani che si stanno chiedendo, ma dove sta il problema? Perché alla regione, presidente, assessore Razza, dicono: noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo finiti in zona arancione, ma perché i soldi ci sono, non ci sono, si potevano fare delle altre cose in estate che non si sono fatte, l'evidenza dell'emergenza sanitaria ormai quella è consolidata, ce l'abbiamo, i positivi ci sono, alla faccia dei negazionisti che continuano a dire no, il Covid non c'è. Ma quali sono le responsabilità? È più del governo o del governo regionale? Allora, mi lasci dire che il governo nazionale ha giocato a strega comanda colori, anzi a strega, cioè, quei 128 milioni sono mai arrivati alla regione? Questa è la domanda che si fanno i cittadini. Dicevo proprio questo, il governo nazionale ha giocato a strega comandacolori e ha decisamente improvvisato, però lasciatemi dire che anche qui in Sicilia probabilmente la situazione non è stata all'altezza di governare i processi. Qui servivano terapie intensive, servivano degenze ordinarie. Prego. Stiamo cercando di fare il collegamento con il sindaco di Messina, quindi sentirà delle voci, però non si preoccupi. Serviva tracciare i cittadini per garantire la salute, serviva semplicemente portare rispetto ai siciliani. E quando giustamente lei mi dice: ma le responsabilità sono solo del governo nazionale o anche del governo regionale? Certo, il governo regionale avrebbe dovuto adeguare la sanità, ha avuto un lungo periodo di tempo che mi ricorda tanto l'atteggiamento con il quale il governo nazionale faceva i bandi per i monopattini. Ma con quali, dove devono andare i nostri figli o noi stessi con i monopattini se non si può girare per la città? In questo momento le risorse andavano impiegate certamente. Ma sono arrivate, onorevole, lei che è lì alla regione, lei sa che sono arrivate queste risorse? I soldi c'erano i primi di ottobre? Perché ecco, a quanto pare, insomma, le disposizioni sono arrivate, secondo il presidente della regione, sono arrivate l'8 ottobre. Ma anche l'8 ottobre, ragazzi, siamo già ad un mese da quella data, eh? Cioè, rispetto al livello di emergenza con il quale si corre in questo momento, un mese è un'enormità. Cioè, non possiamo pensare di continuare ad affrontare le cose con l'atteggiamento del passato, dove si prendeva sempre tempo. O si capisce che davvero con il Covid è cambiato il mondo e che serve un approccio veloce attraverso il quale risolvere i problemi. Qui si parla con naturalezza: vabbè, facciamo 2 settimane fino al nuovo DPCM, ma non si capisce che in 2 settimane l'economia sarà al collasso. Io sto purtroppo accompagnando tante iniziative di piazza, ma lo faccio anche con spirito di chi vuole tenere pacati gli animi, ma non so quanto ancora i palermitani, i siciliani saranno disposti a far finta di nulla rispetto alle tante responsabilità, lasciatemi dire, del governo nazionale quanto anche del governo regionale. Il mio amico Ruggero Razza in questo momento deve mettersi i piedi in culo. Ragazzi, non si scherza con queste cose. Le terapie intensive, una volta che saranno i posti saranno riempiti, cosa diremo alla gente? Li ricoveremo nelle macchine, li terremo a casa? Io sono decisamente preoccupato in funzione del fatto che questi due binari paralleli, queste due grandi emergenze, quella sanitaria da una parte e quella economica dall'altra, le si stanno trattando come in un grande calderone dove alla fine la programmazione non c'è. Ecco, mi faccia capire, cioè, ci faccia capire più che altro, visto, ripeto, lei è un deputato regionale, ha sicuramente più informazioni di quelle che abbiamo noi, lei ci fa capire quali iniziative andrebbero intraprese in un momento dove l'emergenza sanitaria ormai è un dato di fatto. Quella economica, che cosa si dovrebbe fare, visto che purtroppo ancora c'è gente che forse non crede alla gravità di questo virus e continua a strafregarsene, questo diciamolo più, diciamolo tranquillamente, altri invece ne soffrono le conseguenze, come sono
i ristoratori, tutti quelli che sono in semi-lockdown, perché ancora non siamo in lockdown, ma probabilmente fra 15 giorni ci finiremo, no? Ma allora, parliamo di queste attività, no? Bar, ristoratori. Allora, noi abbiamo impiegato mesi a chiedere a questa gente di adeguarsi rispetto alle linee verdi che andavano messi nel locale con la via d'entrata e la via d'uscita, rispetto ai dispenser per il gel, rispetto al distanziamento all'interno dei tavoli, rispetto a delle spese che questa gente ha sostenute. Io vi dico un paradosso: l'altro giorno è stato sabato mattina, siamo stati in via Macheda, di fronte ad un bar, le panchine, dove la gente stazionava tranquillamente a mangiarsi il panino con le panelle comprato in un negozio abusivo. Bene, nelle panchine c'erano due persone, di cui non dimenticherò la faccia, perché anche questo senso di responsabilità, caspita, due persone che mangiavano il panino con le panelle. Questo il DPCM glielo consente, perché gli abusivi non li va a guardare nessuno, e il bar lasciato lì in una condizione di chi ha speso soldi, si è adeguato, ha aspettato che la norma entrasse in vigore, ha rispettato... Ho capito, ma c'è il decreto ristori, onorevole Figuccia. Adesso arriverà un'altra bordata di finanziamenti, no? Tanti siciliani, facendo sentire forte il vento che spira dal sud, trovando, devo dire, anche sponda lì, ad essere sincero, anche nella Lega, che in un modo o nell'altro mi sembra in questo momento Salvini sia l'unico che riesce a contrapporsi a questo modello, trovando sponda soltanto in Salvini, dove abbiamo detto questi ristori, se il ritmo è quello con il quale sono stati erogati la precedente volta, e soprattutto l'entità di quelle somme, capite bene che è ridicolo, perché quando tu vai a licenziare personale e vai ad accantonare le spese di ammortamento che sono state immaginate nella fase iniziale, probabilmente il proprietario del locale ha, come dire, un margine che gli consentirà per un paio di mesi forse di non chiudere il locale, ma intanto quel personale che viene licenziato verrà licenziato per sempre, ed è un personale che troverai per strada in una condizione di disoccupazione. Quindi i ristori dovrebbero essere immediati, dovrebbero essere di un'entità superiore, un po' come è stato fatto in Germania. Prima di chiudere, prima di fare il DPCM, il gestore del locale a cascata, i dipendenti si sono visti accreditati sul conto corrente 5.000 euro, 8.000 euro, 3.000 euro, a seconda che si tratta. Vabbè, come modello, il decreto ristori praticamente ha preso questi modelli, perché adesso l'Agenzia delle Entrate sta facendo i bonifici direttamente. Li sta facendo oppure no? Perché ancora non l'abbiamo capito. Li sta facendo questi bonifici direttamente oppure no? È già operativo oppure no? Perché è questo che vogliono sapere le persone. Certo. Si dice che nei prossimi giorni, però questo prossimi giorni, visto che abbiamo passato tutta la prima fase della pandemia a cantare su balconi dicendo che ce la faremo, questi prossimi giorni ormai la gente non li tollera più, cioè la gente non può più dirgli quando ha ormai la corda al collo, stiamo organizzando, stiamo predisponendo gli atti, arriveranno i soldi, perché la gente sa che oggi non può mangiare, la gente sa che oggi si trova in una condizione tale da non poter sfamare le proprie famiglie, la gente sa che oggi sta licenziando i propri dipendenti. Quindi fino a quando io non ho... Sentiamo, onorevole, sentiamo una testimonianza. Pronto, chi è in linea? Con chi parliamo? Pronto, sì. Salve, con chi parliamo? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Salve, con chi parliamo? Io sono Ezio, da Palermo. Da Palermo, prego, dica. Niente, volevo sapere, dato che c'è l'occasione appunto di parlare con l'onorevole, dato che lui appunto aveva fatto dei video per quanto riguarda la premialità del bonus per gli operatori 118, sì, e quant'altro. Sì. Dato che siamo anche nell'argomento, ma di queste notizie si sa qualche cosa? Perché fino ad oggi appunto non c'è stato nessun tipo di intervento. Sì, tra le altre cose la questione del 118 sarà uno dei nostri momenti che trattiamo, però la domanda la giriamo all'onorevole Figuccia. Onorevole.
Allora, alla luce di una interlocuzione che era stata avviata dai dipendenti del 118 con i gruppi parlamentari, io mi feci promotore di un'iniziativa che vedeva la possibilità di un ulteriore, come dire, indennizzo, bonus, come lo vogliamo chiamare, ma secondo me è semplicemente un dovuto, rispetto a questa gente che dall'ambulanza fino alle strutture sanitarie ogni giorno è impegnata in primissima fila. In questi giorni ne abbiamo, in queste mesi ne abbiamo veramente visti tantissimi di operatori che distrutti, stanchi. Mi ha colpito la foto di quella donna che si era addormentata in ambulanza. Allora, su queste richieste, su questi che io considero, come dire, esigenze da atto dovuto, abbiamo chiesto di stanziare delle somme aggiuntive che potessero andare a supporto, a sostegno di quell'incredibile lavoro che sono stati, che è stato fatto agli operatori sanitari. Anche qui però l'impegno che noi avevamo chiesto è stato rispettato, però non capisco quei soldi che fine abbiano fatto. Ecco, quando tu mi dici... Onorevole, perché comunque lei... Cos'è, caduta la linea? No, no, qua io sono. Ecco, dica. No, dico, perché l'onorevole è stato uno dei primi che comunque ci ha messo la faccia su questa situazione. E io sono intervenuto appunto perché magari lo tengo appunto una fonte abbastanza attendibile e per quello che comunque è la situazione. Io l'ho seguito e lo sto seguendo. Ora soltanto che appunto non so quali siano le problematiche, lo posso anche immaginare, però io penso che comunque ci possa essere anche qualcuno come l'onorevole che può riuscire appunto. Se la politica deve intermediare tra le esigenze. Non dicono certe cose che dopo non possono essere. Certo, certo. Va bene, grazie, grazie, grazie. Allora, un attimo soltanto. Le responsabilità non possono lasciare indenni nessuno. Se è vero che il ministro ha giocato a strega comanda colori, è altresì vero che Razza deve svegliarsi dalla terapia intensiva. Vabbè, onorevole Figuccia, un attimo soltanto che c'ho il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Sindaco, bentrovato, grazie di essere con noi. Eccomi, ora vi vedo. Buonasera. Ciao Enzo. Ciao Cateno, ciao sindaco. Eccolo là, lo vediamo quindi adesso subito da parte sua. Intanto la ringraziamo perché sappiamo tutti gli impegni che ha, però questi 5 minuti che staremo insieme possono sicuramente darci un termometro di quelle che sono le sue iniziative che tanti stanno prendendo appunto di riferimento. Sindaco. Guardi, abbiamo finito poco fa il tavolo tecnico col prefetto e con l'ASP, perché io ho chiuso tutte le scuole da 8 giorni, perché l'ASP mi ha ammesso molto candidamente che ha perso il... Pronto? Sì, sì, la sentiamo, la sentiamo benissimo. Ah, ok. Aveva perso quello che è il tracciamento delle situazioni che si erano riscontrate in vari plessi, e quindi mi ha rappresentato questa situazione il 30 di ottobre. Io prontamente ho chiuso le scuole per 8 giorni, saranno chiuse fino a domani, e oggi abbiamo stabilito anche quella che deve essere comunque una modalità di comunicazione, di collaborazione, perché non è pensabile che anche qui i protocolli che sono stati stabiliti in ambito regionale prevedono che la comunicazione l'ASP la dia soltanto ai vari dirigenti scolastici, e il sindaco rimane da quello che è l'informazione ed anche la comunicazione alla città, perché poi con tutto il rispetto la città, soprattutto in queste fasi delicate, guarda il palazzo municipale, quelle che sono naturalmente le azioni messe in campo. Chiarito questo, ecco, dopodomani, scusi, per i messinesi, in modo particolare per la dirigenza scolastica messinese, quindi dopodomani riaprono le scuole in Messina? Sì, stasera mi deve pervenire la comunicazione dell'ASP in merito a quali eventuali plessi dovrò prorogare la chiusura, perché ho preteso nella comunicazione dell'ASP che mi perverrà entro stasera la indicazione specifica di quali plessi ancora permane quella che comunque è tecnicamente definito un focolaio e che quindi richiede eventualmente la proroga della chiusura. Ancora il quadro non ce l'abbiamo, ritengo che questi 10 giorni, perché con la giornata di domani, siano serviti come una sorta di quarantena generalizzata, e di questo l'ASP ce ne ha dato atto, quindi dovrebbero
riaprire tutte le scuole, tranne la Galattica, perché ormai bisogna completare. Mi faccia capire, Sindaco, questo in funzione del fatto che sono stati fatti i tamponi su Messina, come sta funzionando il tracciamento? Noi abbiamo fatto una abbiamo messo le somme anche a disposizione per fare una sanificazione generale di tutti i locali, e abbiamo chiesto anche all'ASP di fare uno screening massivo, ed è su questo che ora bisognerà che si organizzino, quindi questa fase è servita per far decantare quella che era la situazione che nelle scuole era sfuggita di mano. Quindi questo è stato il primo atto che abbiamo definito, e ora andiamo avanti su quella che sono. Sindaco, mi dà una sua opinione sui parametri, e magari se ne ha contezza su Messina, come stiamo messi a percentuali di affidabilità delle strutture, dei medici, di quello che serve per questa emergenza che ha una curva che continua purtroppo a salire. Guardi, io non faccio a malapena il sindaco, cioè nel senso tento di farlo nel migliore dei modi, non mi voglio incamminare in giudizi che non appartengono alla mia mestiere. Si sarà sentito con i suoi consulenti medici, scientifici, ecco, no? Posso permettermi di dire una cosa, però, che i 21 parametri che comunque sono stati utilizzati, piaccia o non ci piaccia, sono utilizzati, non è una novità da parte del Ministero, non afferiscono semplicemente all'andamento epidemiologico, ma a quelli che sono i livelli di qualità, di corrispondenza, di resilienza di ogni sistema sanitario regionale. Il nostro è stato qualificato da questo punto di vista, a torto ragione, ma questa per ora è la qualifica, è stato qualificato inaffidabile. Quali sono le ragioni? Sono tante. Certo, mi preoccupa il fatto che la regione è dal 20 di maggio che con il decreto rilancio a 128 milioni di euro a disposizione, e che il comma 14, se non ricordo male, dell'articolo 2 di questo decreto prevede già l'immediata spendibilità, e che si sia atteso fino a ora la nomina del commissario, che non era comunque necessaria, e questa è stata chiarita, per poter potenziare e quantomeno cercare di risolvere una serie di situazioni strutturali, sì, che ci portiamo dal tempo, lo sappiamo, però obiettivamente ognuno di noi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica nel cercare anche di risolvere le situazioni strutturali che eredita. Vale per me a Messina come vale da 3 anni alla sembra regione. Sindaco, ne ha parlato già anche l'onorevole Ficuccia, adesso vorrei un suo commento. Sembra che comunque questi soldi non siano arrivati alla regione, oppure il mandato per operare sia arrivato l'8 di ottobre, così come ha detto il presidente della regione. Guardi, questo è stato smentito direttamente da Arcuri, questa tesi, anche perché dove c'è scritto leggere si può, si dice tecnicamente. Il decreto rilancio in questo è chiaro, già la spesa poteva essere avviata da maggio. Il perché Musumeci abbia atteso di essere nominato appositamente commissario, a differenza di altre regioni, beh, questa è una questione che non mi riguarda, perché è un problema che dovrà spiegare ai deputati nel momento in cui chiederanno, come io mi auguro, conte ragione del perché certe disposizioni in Sicilia non sono state prese in considerazione a tempo debito. Onorevole Ficuccia, abbiamo il sindaco di Messina qua, sicuramente insomma vuole chiedere a lui anche, e viceversa, insomma, se è il caso, visto che c'è una rappresentanza della regione, no? Ficuccia. Sì, no, assolutamente. Intanto voglio dire al sindaco, e la sua è un'istanza più che legittima, attenzione, il sindaco, lui modestamente dice faccio il sindaco della città, e ha, come dire, una grande onestà intellettuale nel rappresentare l'idea che vanno governati i processi al di là delle strumentalizzazioni. Questo gli fa grande onore. Però, pur rimanendo lui cauto, lascerà a me far sponda quando dico che insieme al sindaco di Santa Teresa Riva, insieme al sindaco e collega onorevole Lo Giudice, abbiamo proprio in questi giorni predisposto esattamente questo atto ispettivo, rispetto al quale però chiederò anche che ci si apra un dibattito in assemblea, perché conoscendo i tempi degli uffici rischiamo di avere una risposta quando già partiamo, come dire, con la terza fase, che, diciamocelo, arriverà. E se anche questa terza fase troverà una predisposizione non fatta,
così come dice il sindaco, a luglio si dovevano già predisporre gli atti. Oggi dobbiamo già sapere che, superata questa fase, a gennaio, qualora dovesse esserci un rallentamento di questa pratica che giustamente tende a restringere, a gennaio noi ci ritroveremo con un'ulteriore fase, perché i tempi del vaccino sono ancora lontani. E allora anche qui l'assessore Razza non potrà stare ad aspettare in vano. Quindi, al di là di ecco, ma che lei ne sappia, Figuccia, si muove qualcosa, perché qui arrivano dei bollettini di guerra. Cioè, adesso non è che io voglio fare l'allarmista, no, per carità. Me ne guardi bene, lo sapete bene che proprio tutto voglio fare meno che quello, però i dati stanno parlando chiaro. Intanto ci sono una serie di infermieri, medici, insomma, sono stati colpiti toccati dal Covid. Sindaco, che cosa farà lei per la città? Che cosa vuole dire ai cittadini oggi? Che cosa imminente c'è per di sue iniziative, che sono sempre molto forti, ormai l'abbiamo... Guarda. Con molta chiarezza, io oggi ho aderito a quella che è stata l'intesa col prefetto e con l'ASP sulla riapertura delle scuole. Mi auguro che tra qualche settimana non le debba richiudere, perché è ovvio che la situazione complessivamente tende ormai a peggiorare, a conferma che le vie di mezzo di fronte a certe tragedie non funzionano. Lei avrebbe fatto lockdown adesso? Avrebbe già fatto partire un lockdown? Guardi, avrei fatto un'altra cosa quando, lo ribadisco sempre, l'8 maggio quando ho chiuso con le dirette quotidiane ho detto inizia la fase, una fase che è di libertà vigilata, invece ci siamo sbracati tutti, a tutti i livelli, e quindi tutto quello che noi, il sacrificio che abbiamo fatto, l'abbiamo bruciato. Cosa vi devo dire ora? Sì, tenete conto che statisticamente siamo nelle condizioni peggiori rispetto a marzo scorso. Cioè, se andate per ora, io lo vedo in città, oggi abbiamo fatto l'analisi, in questo momento ci sono circa 2000 a domicilio che stanno facendo quella che in ogni caso la quarantena. A marzo erano ancora 300, eravamo in pieno lockdown, e la situazione per quanto riguarda il posti letto in terapia intensiva è satura, si sta correndo per crearne di altre, ma noi stiamo inseguendo il virus sbagliato, ecco perché la situazione è delicata. Se vuole il mio modesto parere, noi stiamo da qui a venerdì varando misure straordinarie, perché dobbiamo avere i quali, mezzi per quali saranno, sindaco, queste misure straordinarie? 15 milioni di euro li stiamo mettendo già a fondo perduto per le piccole imprese, 15 milioni di euro già pronta a cassa, perché noi abbiamo la liquidità per poterlo fare. Entro venerdì verrà approvato, questa settimana in Consiglio Comunale, la variazione, prossima settimana avviso, e in 10 giorni li diamo. Stiamo riattivando nuovamente la Messina Family Card per l'assistenza alimentare, perché abbiamo riattivato il COC, il Centro Operativo di Protezione Civile, e già le richieste di sostegno cominciano ad arrivare, e abbiamo sospeso il pagamento, non sospeso, esentiamo il pagamento dell'acqua ormai per tutto l'anno 2020, esentiamo il pagamento della Tari per tutto l'anno 2020, abbiamo disattivato anche le ZTL e tutti i servizi municipali, ormai ci stiamo facendo fronte con i soldi di bilancio, perché non possiamo assolutamente pensare che oltre a quella che ormai è la tragedia del momento ci sia anche quella economica. Ovviamente questo noi possiamo fare come comune, ma in proporzione ovviamente sono delle cifre importanti, ma soprattutto è liquidità immediata, perché mi ero preparato circa già un mese fa a questa eventualità, ed ecco perché ora posso aprire il cassetto e mettere a disposizione della mia città delle risorse. Prima di far fare una conclusione a Figuccia, sindaco, e poi le lascio libero, l'appello per tutti i cittadini messinesi, il suo appello. Mi permetto di dire che certi comportamenti sono fuori luogo. Il fatto che ci siano ancora queste norme balorde, che mi auguro che correggano al più presto, in modo tale che si chiariscono una volta per tutte che non è più tempo di tenere certi atteggiamenti, diventa indispensabile. La fase delicata è ancora
si procrastinerà, noi siamo in condizione di poter alleviare quelle che sono le conseguenze di questa situazione, come è stato nella prima fase di lockdown. Mi auguro che anche questa volta i messinesi dimostrino quel senso di responsabilità e che quindi anche certe eventuali legittime reazioni, ma che non servono e non portano da nessuna parte, vengano calmierate. C'è un'amministrazione, c'è un sindaco e ovviamente stiamo facendo di tutto per superare assieme questo momento. Però il momento è difficile, è inutile che ci giriamo attorno, e il momento durerà, perché tutto il vantaggio che noi avevamo acquisito purtroppo lo abbiamo bruciato. Di chi è colpa non mi interessa in questo momento, io mi trovo in trincea e quindi non ho tempo, ve lo dico con molta onestà, in questa fase nel fare esprimere giudizi. Come si dice sempre, il tribunale della storia alla fine sarà attivato per esprimere anche qui una valutazione complessiva. Oggi in ogni caso ribadisco il mio disappunto nei confronti del governo regionale, perché comunque questa situazione sicuramente doveva essere gestita diversamente. Quello che dico anche in questo momento, e sono io prima a dirlo, attenzione, lo scontro con il governo centrale per cercare di distrarre le nostre menti non funziona, non serve, perché in un momento del genere lo scontro può essere utile soltanto se tende a sbloccare qualcosa, ma non per rimpallarsi delle responsabilità delle quali ormai ci siamo ampiamente rotte le scatole, mi scusi la frase. Sindaco, mi dà soltanto i numeri degli ospedali, lei ne sarà sicuramente al corrente. Che percentuale abbiamo ancora di copertura su Messina, sulle strutture di Messina? Perché tra poco parleremo di quelle di Palermo e poi di Catania. Terapia intensiva ormai siamo al 70% pieni, e per quanto riguarda l'ordinario mi pare che siamo sul 50-60%, almeno il dato di oggi è questo qui. Va bene, buon lavoro sindaco e grazie sempre per la sua disponibilità a fare servizio pubblico. Ciao Cateno, ciao. Allora, onorevole Figuccia, abbiamo ancora qualche minuto. Io vorrei che naturalmente lei potesse dare delle prospettive. Che prospettive dobbiamo aspettarci i cittadini siciliani? Che cosa succederà da qui a 10 giorni? Allora, è chiaro che purtroppo il trend è ormai quello che stiamo raccontando, quello che ci danno i medici, quello che ci danno gli scienziati. Sulle terapie intensive siamo esattamente all'87%, quindi capite bene che... Stiamo parlando di Sicilia? Stiamo parlando tutta di la regione. Palermo. Stiamo parlando di Sicilia, no, stiamo parlando di Sicilia complessivamente, segnatamente Palermo ha addirittura, diciamo, un livello che è quello più drammatico rispetto a tutto il territorio. Quindi, dati alla mano, spero che, si parlava prima di Tribunale della Storia, che il Tribunale della Storia non debba rimarcare che non è stato fatto abbastanza. Il mio appello più che ai cittadini va al governo regionale e al governo nazionale. Dobbiamo evitare una fase recessiva senza precedenti e dobbiamo farlo con gli aiuti subito. Dobbiamo evitare un'emergenza sanitaria e dobbiamo farlo utilizzando delle risorse economiche già impegnate dal Ministero e che al di là delle polemiche vanno impegnate subito. Dopodiché servono 3 miliardi di euro immediatamente. Noi abbiamo previsto sui fondi POC con 1,5 miliardi su quella finanziaria che non si sono ancora visti, sulle famiglie in difficoltà, sulle imprese che andavano aiutate attraverso quello che poi è diventato il Click Day, che è stato un vero e proprio fallimento. Mi dispiace per il mio amico Mimmo Turano, ma quella esperienza è stata fallimentare e mi sembra che ancora procediamo in maniera troppo lenta. Va dato sostegno alle strutture sanitarie attraverso le risorse che ci sono, che siano arrivate anche per quella data che dicevi, volendola fare buona a Musumeci, attiviamole subito, altrimenti davvero a breve potremmo raccontare una catastrofe annunciata. Io penso che siamo ancora nelle condizioni di poter provare a tamponare l'emorragia, ma serve davvero l'aiuto di tutti e certamente anche i cittadini chiediamo la loro parte. Grazie onorevole Figuccia, alla prossima naturalmente ci terremo sempre informati e proveremo a vigilare anche attraverso il suo contributo. Grazie veramente tante. Grazie, buon lavoro.